Allora ci troviamo qui presso la villa comunale a Bigianello, all'interno del centro storico, nel Parco Nazionale del Pollino, con una bellissima manifestazione organizzata dalla Proloco e inserita nel tabellone estivo. Allora, qui con Bigianello Vacanze presentiamo il primo stand. Allora, parliamo col signor Vincenzo. Voi avete un'azienda, qual è il nome dell'azienda? La Ginestra. La Ginestra, di che cosa si occupa? Produzione di salumi, salsiccia, i prodotti, diciamo, della filiera dei maiali, diciamo. Siamo a Pedale di Bigianello e presentiamo questi nostri prodotti, siamo in occasione di quest'estate, per far conoscere anche il nostro prodotto ai turisti. Va bene, allora spero che ci sia tantissima gente e che ci possiamo divertire tutti quanti assaporando questi belli sapori lucani. Grazie. Quello che ci auguriamo pure noi, buona serata pure a voi. Grazie. Allora, continuando il nostro percorso tra gli stand, siamo qui con Nunzia. Ok, Nunzia, lo stand è della Le Rose. Dove si trova? Bigianello, contrada Campo Le Rose. Contrada Campo Le Rose. Di che cosa si occupa? Sì, è un agriturismo dove facciamo tutti i prodotti tipici nostri. Quindi speriamo che ci sia tantissima gente e buon divertimento. Grazie. Allora, continuando, siamo qui con Milena. Allora, Milena, questo stand di chi è? La pizzeria Oro Verde, dove io lavoro. E di che cosa si tratta? Abbiamo preparato degli insalati di alta tipo. E allora dobbiamo solo aspettare che arriva tanta gente e che si possano divertire insieme a noi. Esatto, soprattutto. Ok, io verrò dopo. Ok, ti aspetto. Ciao. Allora, siamo qui in compagnia di Maria, di Franchino e di Nicola. Allora, questo stand, Maria, mi parli un po' del tuo locale? Il mio locale si trova proprio ai piedi del Pollino, si chiama la Tavernetta Ghieggia di Voscari e oggi abbiamo preparato un classico piatto tipico del Pollino e si tratta dello spezzatino alla pastorale. È una carne cotta con le patate, carote e sedano, è una carne in umido, insomma, tipico della zona. Maria, scusa, vogliamo ricordare anche le iniziative che state preparando e che avete già fatto all'interno del vostro locale? Sì, certamente, noi abbiamo già fatto il 6 di agosto la Sagra delle Crespelle, è andato molto bene, siamo molto soddisfatti, la gente ha partecipato numerose e niente, adesso il 15 stiamo organizzando la notte di Ferragosto con la Sagra della Salsiccia, con una grigliata di maiale finale e c'è anche il gustosissimo soffritto, sempre un piatto tipico della nostra terra. Quindi aspettiamo tutto il 15, vero? Eh sì, poi c'è un altro appuntamento il 27 con la Sagra dello Spezzatino, che è un spezzatino di vitello, sempre cucinato in umido con patate, carote e sedano. Mi raccomando, venite, fidatevi. Numerosissimi. Ok, grazie. Ciao Franchino, vuoi salutare anche tu? Ti saluto a tutti e voglio a tutti bene, se venite il 15 tutti, perché vi aspettiamo e ringrazio la Proloco che è stata bravissima a fare tutte queste feste. Naturalmente un ciao anche a Nicola, perché sennò poi si arrabbia che non l'abbiamo fatto salutare. Giustamente, venite che ci tornate. Ricordo anche tanta buona musica, Maria, eh? Ovviamente, con mio figlio che suona l'organetto e l'altro mio figlio il tamburello. Però per il 15 c'è un complesso esterno che
che ci viene a dare una mano a fare la serata, a far parlare la gente. Ok, io ci sarò, ciao, grazie. Un complesso serio. Sempre. Allora, continuando tra gli stand, siamo qui con Antonella. Antonella, vedo dei bellissimi oggetti, ce ne vuoi parlare? Sì, questi sono degli oggetti realizzati da me, in legno, vetro, ho fatto dei mazzettini con la lavanda fresca del posto, come vedi ho realizzato delle calamite con la foto di Viggianello, ho realizzato delle calamite con i funghi porcini, in modo che chi viene a Viggianello, qualche turista, qualcuno che ci vuole venire a trovare, può portarsi un ricordo. Infatti stasera ho visto un po' di gente contenta di aver trovato degli oggettini del posto. Siamo contenti, sono bellissima Antonella, veramente, quindi li fai tu personalmente? Sì, li faccio io, gli oggettini in legno fortunatamente vengono da una famiglia di artigiani, quindi ho uno zio artigiano falegname, un cugino falegname, quindi loro mi aiutano, mi forniscono il materiale e la maggior parte delle cose, diciamo, io le lavoro, compro il materiale che mi serve, faccio la lavorazione col pirografo, decoupage, pittura, tutto quello che si può fare con le mani. Una bellissima passione, speriamo che possa diventare un grandissimo lavoro. Speriamo, per quel che si può fare, è una passione che ormai coltivo da tanti anni e la porto avanti sempre. Vediamo una bellissima signorina qua, come si chiama? Io mi chiamo Melissa. E sei la cugina di Antonella? No, io sono la nipotina. La nipotina, complimenti. Anche tu l'aiuti? Sì. Ti facciamo vedere una cosa fatta da me? Sì. Melissima, è bellissima questa, Melissa. Puoi capire come ho fatto? Sì, fammi vedere. Allora, ho trovato questo, ho pensato se potevo mettere la gola un fiocco. Allora bravissima, allora complimenti ancora e complimenti pure a te. È la prima calamita che abbiamo venduto, è proprio questa che ha fatto. Ok, grazie Antonella, ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Allora, siamo qui nello stand insieme a... Ah, De Filippo Vincenzo dell'azienda De Filippo, che è il sito stesso qua, Viggianello, nel parco. Quindi di che cosa vi occupate? Di latticini, salati? Sì, maggiormente abbiamo i pomeriggi, che partiamo dalla base, dal latte, che è lo stesso gli animali, fino alla produzione. Perfetto, allora grazie, buon lavoro e ci vediamo, ciao! Allora, ritorniamo qui in compagnia di Tony. Tony, allora, questa bellissima serata organizzata qui in questo scenario stupendo al centro di Viggianello. Continuiamo la serata di ieri sera, era impossibile conciliare le due cose, quindi abbiamo fatto questa nuova esperienza di coinvolgere quante più strutture ricettive possibili. Infatti tutti gli stand sono organizzati autonomamente dalle nostre strutture ricettive, fatta eccezione dagli albergatori, perché comunque abbiamo un notevole flusso alberghiero in questo periodo. E la risposta c'è stata, si vede, e speriamo che sia una serata molto molto divertente. Ok, allora noi ci rivedremo in queste sere con le altre attività. Buona serata. Buona serata. Allora, siamo qua con Carmelo. Carmelo, lo so che il momento è inopportuno, ma cosa stiamo? Stiamo mettendo la pasta? Si butta la pasta e si aspetta di arrivare a temperature consone, perché i fornelli qui sono un po' lentini. Ma che pasta facciamo stasera? Stasera facciamo un piatto secondo la tradizione delle frazioni alte del comune di Gianello. Facciamo i raschiatelli con un sugo di funghi porcini e salsiccia tirata in padella. Carmelo, vogliamo ricordare la struttura qui dello stand? La struttura dello stand al momento non esiste una vera e propria struttura, però generalmente io ho gestito per quasi un ventennio il rifugio De Gasperi, ho avuto altre strutture, ho aperto anche questa. Carmelo, grazie, scusa se... A voi del... Buon proseguimento. Grazie, buona serata. Allora, stiamo vedendo che sta affettando... Porchetta! Siamo nella la porchetta del Pollino, siamo nello stand del locale Viggianellese.
Come si chiama il locale? Happy Hour. Happy Hour. Perfetto, grazie. A lei. Ciao.